denunciati altri 6, tra cui un minorenne, e identificato una cinquantina di acquirenti, anche minori, che abitualmente si rifornivano appunto di hashish e marijuana, il cui smercio e consumo avveniva anche tra le mura scolastiche. Le indagini, coordinate dalla Procura di Verona e dalla Procura dei Minori di Venezia, hanno preso avvio lo scorso anno, quando era stato scoperto un giro di spaccio messo in atto da un sedicenne. La Guardia di Finanza di Padova ha sgominato invece una banda dedita alla contraffazione di orologi di gran pregio che venivano venduti in internet al prezzo medio di 400 euro. 22 persone sono state denunciate per associazione a delinquere finalizzata al commercio di prodotti contraffatti, nei guai anche 36 clienti sanzionati per l'acquisto di orologi falsi con pesanti multe. I vari Rolex, Cartier e Patek Philippe, tra le marche più copiate dall'organizzazione, venivano contraffatti in alcuni laboratori di Napoli e poi venduti in tutta Italia. I cervelli dell'organizzazione erano 2 napoletani di 40 e 29 anni, 36 acquirenti degli orologi sono stati multati in base alla legge anticontraffazione, che prevede sanzioni da 100 a 7.000 euro per chi compra beni pur conscio della loro contraffazione. La Guardia di Finanza di Cividale del Friuli ha scoperto redditi per oltre 3 milioni di euro sottratti al fisco, con l'evasione di IVA per oltre 500.000 euro e conseguenti multe per circa 660.000 euro. L'indagine è partita da un controllo su beni di lusso sul territorio, con la scoperta di un'autovettura di grossa cilindrata con targa straniera, di proprietà di un'impresa estera, ma utilizzata da un cittadino italiano. Un autocarro con a bordo circa 2 tonnellate di vongole e veraci prive di documentazione circa la loro provenienza è stato bloccato dalla Guardia Costiera della Capitaneria di Porto di Chioggia nel corso di un controllo lungo la statale Romea vicino a Rosolina. Il prodotto è stato posto sotto sequestro amministrativo, poi rigettato in mare, mentre alcune campinature sono state inviate ad un istituto dell'ULS 14 di Chioggia per stabilire la qualità e la zona di coltura delle vongole. Si ritorna a parlare di crisi domani a Vicenza, dove Pastorale Sociale del Lavoro, Caritas e Azione Cattolica hanno organizzato un convegno dal titolo Cristiani nel Vortice. I dati della flessione economica, infatti, soprattutto nella provincia vicentina, sono ancora molto critici e impongono una seria riflessione alle organizzazioni cattoliche del territorio. Tutto questo è confermato dai dati riferiti dal presidente di Azione Cattolica Vicenza, Lucio Turra, intervistato da Giulia Salmaso. Sentiamo. Primo trimestre del 2010 registriamo 8 milioni di ore di cassa integrazione. Se rapportiamo questo dato al dato dell'anno, vorrebbe dire circa 32 milioni di ore, e cioè un aumento di circa il 50% della cassa integrazione rispetto al 2009, che è stato un anno di per sé problematico e disastroso. Aggiungiamo, sono dati anche abbastanza recenti, se non di ieri, per quanto riguarda l'andamento dei fallimenti, c'è stato un aumento abbastanza consistente. In Italia 3.000 aziende hanno chiuso i battenti nei primi 3 mesi dell'anno, quindi credo che questi siano dati. Certamente, ecco, la situazione è una situazione che si protrae dall'anno scorso, e quindi probabilmente questi sono gli strascichi della crisi. Noi nel Veneto siamo la provincia che ha utilizzato più ore di cassa integrazione. L'altro dato correlato, e questo lo sa più la Caritas di noi, sono gli aiuti che vengono forniti alle famiglie in difficoltà. Noi resistiamo ancora nel Veneto perché abbiamo una rete di sostegno parentale che aiuta ad affrontare quelle che sono le problematiche della vita quotidiana. Io penso che dobbiamo ripensare il nostro modello di sviluppo, e correlativamente a questo a darci delle regole un po' più di sobrietà e di solidarietà, perché questo ci sarà richiesto sostanzialmente anche dalla realtà che stiamo vivendo oggi, insomma. Ci sarà anche Gianni Morandi tra i volti noti che prenderanno parte domenica alla maratona di Sant'Antonio a Padova. Il cantante di Monghi d'Oro sarà alla partenza della mezza maratona da Campo San Piero a Padova, accompagnato dalla sua allenatrice, la campionessa azzurra Laura Fogli. Morandi, che da settembre condurrà una nuova edizione di Canzonissima, è da sempre un grande appassionato di podismo, tanto ad aver partecipato a 10 maratone, tra cui quelle di New York, Berlino, Londra, Parigi e Milano, e ben 41 mezze maratone dal 96
2007 a oggi. A Padova ritorna dopo aver già preso parte alla prima edizione della gara nel 2000, quando reduce da un infortunio corse per una dozzina di chilometri. E Gianni Morandi è amico dell'associazione che è rappresentata qui dalla sua presidente Daniela Fasolo, l'ASLA, è una amicizia che evidentemente vi vedrà correre insieme, perché sì, partite tutti da Camposantiero per la mezza maratona. Sì, infatti i nostri ammalati, abbiamo 5 malati che parteciperanno a questa maratona, spinti da 45 atleti di 8 società sportive, e questi atleti spingeranno gli ammalati a staffetta fino da Camposantiero fino a Padova. E dicevamo la possibilità di riconoscere l'associazione grazie a queste magliette molto colorate che portano delle scritte significative. Sia gli ammalati sia gli ammalati sia gli atleti avranno tutti la maglietta di ASLA. E chi vuole la maglietta di ASLA come può fare? Trova in Prato della Valle? Siamo in Prato della Valle, abbiamo la casettina presso dentro l'isola Memia, e lì distribuiamo tutti i nostri gadget e tutte quante materiale, le magliette, materiale informativo. E questa casetta ci è stata messa a disposizione dalla Sindustria, che è organizzatore della maratona, e quindi colgo anche l'occasione per ringraziare la signora Santi Silvana, che ci ha dato veramente una grossa mano. E poi vorrei ringraziare anche il gruppo come si chiama, Atletico Vedelago, nella persona del signor Mario Righetto, anche loro organizzatori di maratona, che ci hanno dato queste possibilità, insomma, che avranno anche un po' coordinato la partecipazione vostra, la partecipazione, e ci hanno sostenuti e ci stanno dando una mano, insomma, per andare anche avanti. Perché effettivamente l'attenzione nei confronti della sclerosi laterale amiotrofica è un'attenzione che dovrebbe vederci coinvolti tutti, perché possiamo tranquillamente dire che la SLA è una malattia che non fa nessuna differenza. No, la SLA colpisce chiunque, può colpire chiunque, di qualsiasi professione, di qualsiasi ceto sociale, di qualsiasi razza, insomma, non c'è differenza. Sì, è stata associata ai calciatori in particolare, perché evidentemente è un gruppo più consistente da un punto di vista numerico. Esatto, in realtà. Esatto, i calciatori come atleti sono un folto numero, per cui la percentuale nei calciatori è più alta rispetto ad altri sport. Però questo non significa che se una persona è casalinga oppure impiegata o docente universitario, ingegnere, operaio, muratore. Assolutamente, è una malattia che colpisce. Molto democratica da questo punto di vista. Diciamo giusto. Diciamo così, diciamo così, non fa differenza. Nel senso che, tra l'altro è una malattia, vorrei ricordare a chi ci sta seguendo da casa che c'è la possibilità di vedere in sovrimpressione un sito che è www.asla.it, è il sito su cui avere tante informazioni sulla malattia, i riferimenti per quanto riguarda la sezione di Padova di ASLA, e anche conoscere altre iniziative, magari se abbiamo tempo ne parliamo anche. Malattia, dicevamo, che non fa differenza, malattia anche che ha un modo di manifestarsi spesso subdolo, che può essere confuso con altre patologie. Sì, inizialmente non ci si accorge di avere la SLA, perché incomincia molto lentamente, e ci si accorge di essere ammalati quando la muscolatura è già al 50%, quindi è già compromessa al 50%, e può manifestarsi in maniera diversa in ogni soggetto, per cui in qualche caso è anche difficile da diagnosticare. Certo, il problema è come si sviluppa la cosa cattiva della malattia, è proprio il suo compromettere progressivamente e completamente tutti i nodi funzionali del nostro organismo. Sì, è proprio tutti i muscoli del movimento in pratica, e quindi è una malattia progressiva che può essere molto veloce, può essere anche molto lenta, dipende dal soggetto. Questa malattia qui è proprio soggettiva, dipende proprio dal soggetto, come la progressione della malattia, per cui il problema grosso diventa quello dell'assistenza ad un certo, ad un certo momento. Il problema è molto grosso, perché l'ammalato rimane in casa, è anche bene che l'ammalato rimanga in casa seguito dai familiari, e man mano che la malattia procede deve essere controllato, gli devono essere dati gli ausili necessari, tutte le cure palliative di cui ha bisogno per poter
continuare a vivere in modo dignitoso di vita, esatto. Consapevole. E la famiglia si trova a dover veramente superare dei grossi problemi anche di tipo economico sicuramente, perché l'ammalato mano a mano che si aggrava e che poi magari rimane a letto ha bisogno di essere assistito 24 ore su 24, per cui ha bisogno di due persone che lo seguano, uno di giorno. Un conto è se si ha la fortuna, l'opportunità di avere un inserimento in una struttura protetta, un conto è se, anche perché immagino ci siano delle liste d'attesa. Sì, è anche un grosso problema perché non ci sono tanti posti. Infatti, per questi ammalati, infatti. Per cui quindi comunque l'assistenza domiciliare è fondamentale. Fondamentale e anche c'è preferibile. Attenzione, c'è attenzione, ci sono risorse, no, c'è disponibilità. Per il momento non c'è molta attenzione su questa cosa, infatti noi adesso la prossima cosa che vogliamo fare è chiedere alla Regione di dare un assegno di assistenza per gli ammalati che sono ospedalizzati in casa. Perché nel caso fossero in una RSA avrebbero l'assistenza della regione, avrebbero il contributo regionale, quindi questo contributo regionale vorremmo che venisse trasferito alle famiglie. Anche a chi non è in una struttura, esatto. Quindi chi rimane in casa. È già stata fatta una legge, la legge 30 di dicembre, la regione ha fatto una legge che però per il momento che dovrebbe prevedere questa cosa, però è ancora una legge contenitore. Avete anche un sogno nel cassetto per quanto riguarda Padova, perché Padova è diventato un centro di riferimento importante, un centro strutturato dove ci sono medici coordinati in equip, dove c'è il supporto molto importante dell'associazione che può accompagnare i malati, può accompagnare i familiari, può fare formazione e informazione, però vorreste qualcosa di più? Nel giro degli anni questo piccolo centro che è stato organizzato dalla nostra associazione in collaborazione con l'Università di Padova, l'azienda ospedaliera, è diventato un centro grosso, importante, però adesso vogliamo che venga riconosciuto e quindi abbiamo presentato proprio un progetto a fine di quest'anno, dell'anno scorso, un progetto di specializzazione per le malattie, per la SLA e le altre malattie neuromuscolari. Quindi un centro di riferimento. Un centro di riferimento che venga finanziato effettivamente dalla regione e che quindi poi possa dare sempre di più a questi ammalati. Avevate già preso contatti con la precedente amministrazione regionale? Sì, è stato adesso presentato. Adesso dovete ricominciare da capo? È stato presentato attraverso l'azienda ospedaliera di Padova in regione entro il 20 di dicembre dell'anno quindi scorso. Quindi i tempi previsti. Poi c'è stato il problema il cambio della guardia e adesso lavoreremo perché venga approvato. Perché e soprattutto per non ricominciare da capo, ma fare in modo che il lavoro che avete fatto fino adesso venga... Non penso che il lavoro vada perso, perché credo ci sia una certa continuità nel lavoro della regione. Certo. Ecco. E però siamo in attesa che questa cosa finalmente sarebbe anche il primo centro in Italia, quindi saremo anche all'avanguardia. Siete fiduciosi da questo punto di vista? Sì, questa volta sì. L'avevamo già presentato in precedenza, però tutte le cose devono maturare. I tempi forse sono maturi. Sì, sicuramente siamo convinti che adesso i tempi siano maturi. Ecco, tra le iniziative, tra l'altro, dell'ASLA di Padova c'è anche un corso di formazione. Sì. Sulla sclerosi laterale amiotrofica che partirà a metà del prossimo mese, però un corso di formazione su questa patologia specifica non è facile da sentire. No, anche perché non è facile neanche da organizzare, infatti non l'abbiamo affidato a qualche gruppo specializzato, ma ce lo siamo organizzato gestito noi assieme al dottor Soraru, che è il responsabile del centro SLA di Padova e con il quale siamo in stretta collaborazione, e anche il nostro vicepresidente, e quindi abbiamo lavorato molto per riuscire a organizzarlo. Si rivolge a chi? Agli specialisti. Quindi specialisti. È proprio per i medici? Medici, specialisti, perché fisioterapisti. C'è bisogno di cultura anche in ambito strettamente e aggiornamento. Medico. Bisogna essere aggiornati perché le cure palliative ci sono e se vengono
prescritte per la malato nel momento giusto aiutano tantissimo, aiutano nel tempo anche la SLA, la malato SLA vive di più perché appunto seguito nel dovuto modo vive più a lungo con una qualità di vita migliore sicuramente. E quindi insomma anche gli specialisti devono essere sempre tenuti aggiornati su tutto quello che c'è di nuovo insomma. E tutto questo, tutto quello che voi avete costruito nasce nel nome di Silvio, Bastianelli. Sì, era mio marito che purtroppo è morto di SLA 8 anni fa. E quindi con Silvio l'opera dell'ASLA prosegue. Per fare in modo che l'esperienza difficile vissuta di persona vissuta sulla propria pelle dalle famiglie diventi invece un qualcosa di strutturato, di organizzato, di sicuro sul territorio. Certo, poi c'è un altro discorso, noi abbiamo dei figli, i figli degli ammalati di SLA, non sappiamo ancora se la malattia sia una malattia genetica, cosa si quindi può, ereditaria. Quindi ereditaria. Ci sono dei casi che sono anche di questo tipo. Un 5% degli ammalati hanno anche una familiarità. Quindi il mio pensiero è proprio quello di voler sconfiggere questa malattia proprio per le generazioni future. Io purtroppo vedo che il tempo che avevamo a disposizione è terminato. C'era un'altra iniziativa, una bella iniziativa, 900 chilometri percorsi da un maratoneta a piedi che attraverserà l'Italia per promuovere la conoscenza, la sensibilizzazione verso la SLA. Ci diamo appuntamento in un'altra occasione, Daniela, a questo punto per parlare anche di questa iniziativa e approfondire il discorso sulla SLA. Io intanto ringrazio Daniela Fasolo, presidente della SLA di Padova. Grazie a voi per l'attenzione. Grazie a lei per averci fatto compagnia. Li troverete, mi raccomando, il 25 aprile lungo il percorso della maratona da Campo San Piero a Padova e soprattutto troverete l'associazione in una delle casette preparata nell'Expo della maratona di Sant'Antonio nell'isola Memmia di Padova. Grazie allora ancora a Daniela Fasolo. E poi tutti a ricevere questi ammalati che arrivano. Assolutamente, assolutamente, grazie, per un'occasione veramente di festa in questo caso. Con voi invece ci rivediamo tra poco alle 16.30 per l'edizione flash del TG. A più tardi.